Oggi, visto che questa settimana è cambiato il giorno, perché adesso vi farò la domenica e non più il venerdì. No, non andate via, eh! Sempre recensioni farò. Allora, oggi si parla di questo libro, Agosto, storia di un capitano, che è praticamente il capitano indimenticabile della Roma. Allora, sto libro l'ha scritto Giulia Franchi e l'ha illustrato Massimiliano Lauro. Questo libro parla. Adesso vi leggerò le prime tre righe. Si chiamava Agostino, ma per tutti era solo Ago. Ago era un bambino timido, parlava poco. Sai che sono le prime tre righe. Il libro in sé parla di questo Ago, che è questo bambino, che non gli piaceva fare l'attaccante, ma il centrocampista, perché lui voleva passare la palla. Poi un giorno è arrivato uno strano signore. Ago stava facendo la partitella con i suoi amici. Il signore vide che stava sempre a centrocampo e non faceva mai l'attaccante. Allora un giorno lo chiamò, dopo aver visto tanti allenamenti, lo chiamò. Lo chiamò e parlò pure con i suoi genitori, guardate. Parlò pure con i suoi genitori. E da lì nasce tutta la storia, che praticamente parla che lui alla fine fa un viaggio, arriva a Roma e gioca nella squadra Roma. Poi fanno vedere che si trova dentro uno stadio con una partita e fanno vedere lui che fa un bellissimo gol. E praticamente questa è la trama. Però non vi voglio svelare un po' la fine, perché ovviamente dovete leggerlo. Comunque, questo libro ti racconta di questo giocatore che è un capitano della Roma. Provate a cercarlo, vi verrà fuori fuori lui, capitano della Roma. E praticamente questo libro, adesso vi farò vedere un altro paio di immagini contando quelle prima. La nostra nuova mascotte sarà, indovinate quale? Volpino! Il brr... No, cos'è? Cos'è una volpe? Un pinguino. È una foca. Sì, è una foca. Allora, foca, il fochino che ci accompagnerà in tutti i vidino. Che rima. Comunque, lasciate like.